Buongiorno, a breve è Natale, faccio questo video in punta di piedi perché in casa mia ancora tutti dormono e lo faccio per parlare dell'unico tema di cui vale la pena parlare oggi, ovvero sia la nascita della vita, la protezione della vita debole. Gesù era contro l'aborto. Alcune persone portavano i loro bambini a Gesù e volevano farglieli benedire. Ma i discepoli li sgridavano. Quando Gesù se ne accorse, si arrabbiò e disse ai discepoli: "Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio." E nel Vangelo di Marco Gesù è ancora più esplicito e dice: "Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. Chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato." C'è una benedizione straordinaria nell'accogliere una vita quando è debole, fragile, piccola. Si accoglie il Signore Gesù e viene quasi da pensare invece a chi rifiuta questa vita. Chi sta rifiutando in realtà? Ma come può essere terapeutico, civile o semplicemente umano un atto che sopprime la vita innocente e inerme nel suo svociare? Pensiamo anche più di recente alla politica del figlio unico in Cina o alla politica dell'aborto selettivo delle figlie femmine. Meglio spendere poco oggi per abortirle, era lo slogan, piuttosto che spendere molto di più dopo con la dote. La scienza oggi ci dice con chiarezza che nel momento del concepimento la prima cellula ha già un nuovo codice genetico che non esisterà mai e mai esistito, un pezzo unico. Ora dico, tuteliamo la vita dei panda in estinzione, delle uova, del pesce imperiale, del golfo, delle vattene a pesca, e non tuteliamo l'embrione Non si può, non è giusto fare fuori un essere umano, benché piccolo, per risolvere un problema. È come affittare un sicario per risolvere un problema. Gesù di Nazareth, il figlio di Dio, anche lui ha avuto bisogno di essere accolto quando era fragile, non aveva voce, non poteva votare e non aveva nessun potere perché si è fatto bimbo come noi. Quindi accogliamo sempre i bambini. Sono deboli, hanno bisogno della nostra umanità, hanno bisogno della nostra protezione. Buon Natale. Oggi il più grande distruttore della pace è il crimine contro quei bimbi innocenti mai nati. Se una madre può uccidere il suo bambino, cosa impedisce a voi e a me di ucciderci l'un l'altro? Se una madre dimentica suo figlio, io non lo dimenticherò, dice Dio, perché io vi ho scolpito nel palmo della mia mano. Grazie.